aprirete il 1978. Siamo a Berlino. Scoppia un'epidemia che cancella tragicamente il mondo degli adulti. Solo i ragazzi sopravvivono e la loro sarà una lotta per la vita, contro il tempo, la fame, la paura. Nascono gruppi, fazioni tra loro rivali, che si contendono territori, ideali e creano fantasmi del male, da combattere con il bene. Con la morte nel cuore si lotta, come si può, ma l'amore e l'affetto saranno il perno attorno al quale ruoteranno le loro misere esistenze. La Sole ci proietta abilmente nel passato, con flashback travolgenti. Il presente lo si vive attraverso un coinvolgimento emotivo, reso più intenso dalla conoscenza dei personaggi, i cui nomi sono sì complessi, ma le cui esistenze possono essere paragonate alle proprie. Basta pensare che anche il nostro mondo non è quello che abbiamo scelto, ma è l'unico in cui possiamo vivere con dignità. Metto in metrica il delirio della mia generazione, anche se per raccontarlo non mi basta una canzone. Parlo di sogni, di emozioni, di persone vere. Un mondo senza frontiere, una terra senza prigioni. Qui siamo troppi per stare buoni, per fare ciò che dici. Guarda l'odio dentro gli occhi dei miei amici, e a volte penso che sto...